Io tenevo la casa verso Zuppini e non ci potevo so, perché non tenevo proprio da lì. Sì, no, però. Sì, c'è il curatore curamp e siamo in difficoltà. È la stessa cosa, per la prima terra manca non ci potevo so, 4-5 anni non ci potevo per nessuna parte. E questo è. Vi hanno abbandonato praticamente. Sì, siamo abbandonati, sì. Ad Auletta la vita di tante famiglie si è fermata a gennaio 2014, quando una frana tremenda ha sbriciolato la strada statale 19 delle Calabria al chilometro 46, causandone la chiusura. 3 anni e mezzo dopo i lavori di ripristino dell'arteria non sono ancora iniziati ed i tempi si allungano. Diversi mesi dopo il bando per il ripristino della SS19 non c'è ancora stata nemmeno l'aggiudicazione provvisoria dell'opera da parte dell'ANAS, un intervento molto complesso che nel suo insieme tocca quota 8 milioni di euro. Un'attesa lunghissima causata dall'italica burocrazia è diventata ormai insopportabile per i cittadini della zona e che ha spinto il sindaco di Auletta Pietro Pessolano a dare visibilità e voce alla loro disperazione attraverso un apposito consiglio comunale svoltosi sul luogo della frana, che ha visto la presenza non solo di cittadini ed amministratori aulettesi, ma anche di tanti sindaci dei comuni limitrofi. E purtroppo siamo al solito punto. E siamo disastrati, qualche 15 famiglie che non possiamo raggiungere ad Auletta, pure per comprare un pezzo di pane, medicina, per gli anziani, per qualcuno. Questo è purtroppo promesso, non promesso. Comunque, voglio dire, solo per gli extracomunitari vanno subito pronti interventi, ma qua perché è disastrato, non c'è nessuno per noi. Purtroppo questo povero sindaco l'hanno lasciato solo. Siamo abbandonati, sono 4 anni che è chiusa questa strada e non possiamo andare da nessuna parte, è tutto scavato, l'altra via che è fatta su per sopra, là. Però dicono oggi, domani, l'anno prossimo, quest'anno, intanto ancora siamo così. Che voglio dire, sì, che è una vergogna dopo tanto tempo. C'era produzione di tutto, però a questo momento. 4 anni e mezzo, tutto abbandonato, tutto in abbandono. Che voglio dire, ciò di questo? È una vergogna. Non vi ascolto. A noi, ai capitani, a non ascoltare, mica a noi. Non lo so da chi dipende, però comunque siamo abbandonati. L'autorità, sia la NAS, sia l'autorità regionale, al Presidente della Regione, sia al Presidente di Regime della Provincia, che si faccia più presto possibile questa strada, più presto possibile, così risolvono i problemi a tutti i cittadini, quelli di Sicignana, quelli di Betina, che venivano alle grotte, venivano ad Auletta al mercato, eccetera, eccetera, e quindi si risolvono i propri problemi, anche dei contadini e della popolazione. Non ne posso proprio più, sono a piedi, sono lontano dal paese, sono tanto lontano, la strada è interrotta, abbiamo tanti bisogni. Tanto cioè, quando devo partire da casa per andare in paese mi viene la febbre, tanto che mi spavento. D'inverno ancora c'è brutto, la stessa estate ancora non ci possiamo accontentare, però l'inverno ancora tanto c'è brutto.